Tra le funzioni principali di Galaxy Note Edge sicuramente sono molto importanti quelle legate al pennino. Ad esempio, attiviamo Memo Rapido dall'Air Command. Cosa ci permette di fare Memo Rapido? Memo Rapido ci permette di scrivere su un post-it. Chiaramente i livelli di pressione della penna sono nettamente migliorati rispetto al Note 3. L'avevamo già visto con Note 4, siamo passati da 1024 livelli di pressione a 2048. Qual è la cosa bella di Memo Rapido? Che posso attivare una funzione che si chiama collega all'azione. Cliccando, praticamente Galaxy Note Edge riconosce il testo e mi permette di effettuare delle azioni rapide. Ad esempio, se io qua avessi scritto un numero, cliccando su questo pulsante il telefono, automaticamente sarebbe partita una chiamata. Oppure se io avessi scritto un indirizzo, cliccando su questa funzione che è funzione Map, automaticamente sarebbe andato su Google Maps. Quella è la cosa molto carina, che adesso posso salvare il mio promemoria direttamente sulla home page e utilizzarlo quando ne ho bisogno. Quindi se sono di fretta, devo prendere appunti, devo segnarmi un numero di telefono, non devo preoccuparmi di doverlo fare di fretta, mi basta aprire automaticamente Memorapido e disegnarmi tutto quello di cui ho bisogno. Un'altra funzione molto carina, introdotta con Galaxy Note 4, è selezione Smart. Selezione Smart mi permette di effettuare un ritaglio su una porzione di schermo, quindi posso ritagliare questa parte di schermo e lo inserisco all'interno, chiamiamola, di una cartella. Poi vado da questa parte, clicco su più, effettuo un altro ritaglio e lo inserisco sempre all'interno della cartella. Qual è la cosa carina? Che cliccando sulla cartella io ho tutti i miei ritagli, ne posso fare fino a 10 e condividerli tutti in una volta, direttamente cliccando semplicemente su condividi. La cosa interessante è che questo semplifica molto le mie azioni quotidiane. Ad esempio, se sto organizzando un weekend con i miei amici, potrei aver ritagliato l'albergo in cui voglio andare, o gli orari dei treni, o gli orari degli aerei. Non devo ritagliare e condividere, ritagliare e condividere, mi basta farlo una sola volta e condividerlo direttamente con tutti. Poi posso salvare i miei ritagli all'interno di album ritagli e in più cliccando su questa T praticamente il device riconosce automaticamente quello che c'è scritto sul ritaglio. Ad esempio, in questo caso riconosce una data, mi chiede se voglio condividere questa data o se la voglio aggiungere nel calendario. Ancora, se io avessi effettuato un ritaglio direttamente da internet, cliccando su T avrei trovato automaticamente l'indirizzo internet da cui la pagina è stata ritagliata. Tra le altre funzioni di S Pen tramite Air Command, ad esempio, abbiamo scrittura schermo. Scrittura schermo mi permette di fare uno screenshot della schermata e poi mi permette di scriverci sopra, mi permette di prenderci appunti, segnare una cosa, cambio il colore così magari si vede meglio e poi posso condividerla, salvarla, ritagliarla ancora o cancellare tutto quello che ho fatto. Una cosa molto interessante di S Pen è che è nettamente migliorata. Un'altra funzione molto interessante che è possibile attivare grazie a S Pen è la possibilità di utilizzare S Pen come se fosse un mouse. Quindi se dobbiamo selezionare una serie di foto per condividerle con i nostri amici, non dovremo più selezionarle singolarmente per condividerle, ci basterà cliccare il pulsantino su S Pen, passare S Pen sulle foto e automaticamente le foto verranno selezionate. Pensiamo a quando abbiamo tante foto da condividere e dobbiamo selezionarle una alla volta per poi mandarle ai nostri amici. In questo modo semplifichiamo una delle cose che facciamo tutti i giorni. Ancora su S Pen, molto importante, è l'applicazione S Note. S Note è stata nettamente migliorata e insieme ai miglioramenti apportati su S Pen abbiamo un'esperienza notevole. Ad esempio, una delle principali novità è che io posso scrivere e S Pen e il display riconosce la pressione che effettuo sul display, ad esempio un tratto leggero, un tratto marcato. Un'esperienza completamente diversa rispetto alle edizioni precedenti di Galaxy, della famiglia Galaxy Note, e i miglioramenti sono visibili. Ancora S Pen può essere utilizzata quando mi connetto, quando sono su internet, per selezionare una porzione di testo. Anche qui nella home mi basta passare il pennino per selezionare una porzione di testo.